Ecco a voi la seconda parte delle funzioni di Zoom. Con questo video siamo arrivati ad 80. Per sapere se le funzioni sono disponibili per un account a pagamento o meno, controllate la descrizione del video. Anche qui vi chiedo di perdonare il mio inglese e buona visione. Attivando questa funzionalità, Polling, avremo la possibilità di creare dei sondaggi in tempo reale. Vediamo come funziona. Ecco, durante un meeting apparirà questa nuova funzionalità, questo nuovo strumento, Pulse. Facendoci un clic sopra, dobbiamo semplicemente premere su Edit, si aprirà il browser, non dovremo fare altro che compilare il modulo. Quindi premiamo su Save. Una volta terminato il questionario, ritorniamo su Zoom. Avremo il nostro questionario automaticamente in sovrimpressione. Per lanciare il questionario basta che premiamo su Launch Polling. Vediamo in tempo reale cosa accade da un dispositivo mobile. Semplicemente gli utenti dovranno compilare il questionario. Fatto, qui vedremo la percentuale dei voti ricevuti. Ovviamente qui l'esempio è con un solo utente, con diversi utenti la percentuale sarà diversa. Al termine premiamo su End Polling, potremo rilanciare il questionario oppure addirittura potremmo condividere i risultati. Esiste un'opzione dai dispositivi mobili molto comoda. Da un punto di vista del computer abbiamo questi comandi qua sotto per l'immediata attivazione o disattivazione dell'audio o del video. Per i dispositivi mobili questa procedura potrebbe risultare più antipatica perché bisogna far visualizzare il pannello qui sotto. Nel caso in cui vogliamo disattivare istantaneamente entrambe le opzioni, basta scorrere a sinistra del nostro dispositivo per bloccare entrambe le cose. Infatti in questo momento risulta che teniamo disattivato sia il microfono che il video. Ritornando di nuovo sulla schermata principale, in automatico queste due opzioni saranno attivate. Quando ci troviamo qui in questa zona, noi continueremo a sentire tutto quello che verrà detto. Se vogliamo intervenire temporaneamente, basta premere questo pulsante per dare temporaneamente voce al nostro microfono. Lo ripremiamo per disattivare questa opzione. Forse non tutti sanno, ma se proviamo ad uscire da un dispositivo mobile, da Zoom, accadrà questo che adesso vedrete sul desktop. Come potete vedere, sono uscito dall'applicazione. L'applicazione è attiva dietro le quinte. Da un punto di vista del desktop, la nostra videata, la nostra schermata, risulterà bloccata da uno screenshot fermo. Questo farà capire a tutti gli altri che non siamo su Zoom, non stiamo seguendo. Appena rientreremo su Zoom, ovviamente la schermata inizierà di nuovo a muoversi. Esiste un modo per bypassare questo sistema, cioè uscire dall'applicazione ma non far interrompere il video? Sì, io lo chiamerei un metodo artigianale, cioè non è una vera e propria funzione di Zoom. Per fare questo dovete sdoppiare la vostra schermata del vostro dispositivo. Nel caso del mio dispositivo si fa in questo modo. Si tiene premuto il tasto menu, si fa un clic in alto sull'icona dell'applicazione e si sceglie apri in visualizzazione a schermo diviso. Quindi adesso andrò a scegliermi quale applicazione voglio utilizzare nella parte secondaria del display e come potete osservare stiamo utilizzando sia Zoom che un'altra applicazione. Possiamo raggiungere un massimo, che è questo, di divisione dello schermo, in modo da allargare la visuale della seconda applicazione e sul computer gli altri utenti vedranno che ci stiamo comunque muovendo, ma anche dai dispositivi mobili. Per scoprire come si fa sui vostri dispositivi, fate una ricerca e vedete come si divide, se si può fare, lo schermo del proprio dispositivo.
Per cambiare il proprio nome durante una videoconferenza, quindi una volta che siamo già entrati in un meeting, da un punto di vista del computer, basta andare sul proprio nome, cliccare su More, premere su Rename e cambiare il nome. Da un punto di vista dei dispositivi mobili, andiamo su Participants, andiamo sul nostro nome, sul nostro contatto e premiamo su Rename. Andando sul pannello dei partecipanti e andando nelle opzioni qui in basso, troveremo questo comando. Permetti ai partecipanti di rinominarsi. Disattivando questa opzione, gli utenti non potranno cambiare il proprio nome. Riattivando questa opzione, apparirà invece la possibilità di poterlo fare. Mi avete chiesto in parecchi come si fa a visualizzare il pannello dei partecipanti quando condividiamo qualcosa sul nostro desktop. Per farlo basta aprire il pannello qui sopra, andare su More e cliccare su Show Video Panel. Per nasconderli di nuovo su More e Hide Video Panel. Mettiamo il caso che è un altro utente a condividere il suo schermo con noi. Quindi abbiamo la possibilità di vedere i partecipanti qui al lato, ma magari abbiamo un'esigenza. Desideriamo che i partecipanti non coprino la visuale della condivisione dello schermo. In questo caso ci viene in aiuto questa opzione, Side by Side Mode. Attivandola avremo la possibilità di dividere entrambe le schermate e quindi addirittura di poter gestire le dimensioni dell'una e dell'altra schermata. È possibile monitorare la partecipazione o avere una specie di report, di tracciato, che ci riporti gli orari di entrata e uscita dei partecipanti. Per fare ciò dobbiamo andare sul nostro profilo di Zoom, Account Management, Reports. Qui avremo una serie di funzioni, quella che più ci interessa è Active Host. Qui possiamo selezionare in quale data visualizzare il report, cercarlo e come potete notare qui avremo tutti i meeting che abbiamo lanciato nella data odierna. Andando a premere sul numero dei partecipanti, l'unica cosa che possiamo appunto cliccare, vedremo chi sono stati quei partecipanti a partecipare al meeting, l'orario di ingresso, l'orario di uscita e la durata sul meeting. Nel caso in cui si sono autentificati con un'email e una password, comparirà l'indirizzo email. In caso contrario, il campo sarà vuoto. Bene, in questo momento stiamo condividendo il nostro schermo. Andando sul pannello c'è questo pulsante Remote Control. Basta selezionare uno degli utenti collegati per dar loro il controllo del nostro schermo. Possiamo passare il controllo a qualsiasi altro utente collegato selezionandolo dall'elenco. In questo momento Umberto, che è collegato da un dispositivo mobile, può controllare il nostro computer. È leggermente più scomodo in quanto ci troviamo su appunto un dispositivo. Possiamo revocare il controllo in qualsiasi momento premendo su Abort Control. Se siamo noi che stiamo guardando uno schermo di un altro utente, la procedura per richiedere il controllo del computer dell'utente è questa: andare nelle opzioni e premere su Request Remote Control. Dare una conferma con Request e dovremo aspettare l'approvazione. In questo momento stiamo controllando il computer dell'utente. Effettuando l'accesso con un account a pagamento, avremo la possibilità di modificare il nostro ID. Quindi potremo sceglierne uno personale, fare clic su Save Changes, però ci potrà dare degli errori. Il primo errore è che abbiamo inserito 11 numeri, non 10, e qui ci dice che il massimo è di 10. Ancora una volta un errore, il quale ci sta dicendo che questo Meeting ID è stato già utilizzato
da un altro utente, quindi non è possibile utilizzarlo. Quindi cerchiamo di trovare un Meeting ID disponibile andando a tentativi. Se da un dispositivo mobile vogliamo sapere chi entra in tempo reale, bisogna selezionare l'opzione dal menu More, Show Name When Participants Join, quindi mostrami il nome dei partecipanti che entrano. Attivandolo, qui in alto comparirà Luigi Joinet. Se quest'ultimo dovesse scollegarsi, verrà mostrato lo stesso avviso, però di disconnessione. Ecco come si presenta una waiting room personalizzata, quindi con un messaggio all'inizio, un logo e una descrizione. Dalle impostazioni richiamoci nella waiting room e clicchiamo su questo pulsante a simbolo di matita. Personalizziamo tutti i campi. Possiamo aggiungere un logo il quale deve soddisfare questi requisiti: altezza e larghezza minima di 60 pixel per un massimo di 400 pixel. Possiamo aggiungere una descrizione. Bene, tutto qui, basta riavviare il meeting. Per attivare questa opzione andiamo su Meetings. Premiamo questo pulsante e dopo aver compilato i vari campi qui presenti dobbiamo selezionare Recurring Meeting, dovrebbe pronunciarsi, cioè meeting ricorrente. Spuntiamo e dal menu a tendina nella sezione ricorrenze selezioniamo No Fixed Time, cioè questo meeting deve essere sempre attivo in qualsiasi momento. Dopo aver settato tutte le altre impostazioni premiamo su Save. Adesso, tornando nella sezione My Meetings, troveremo il nostro meeting, il quale avrà sempre lo stesso ID. Potremo farlo partire da qua o dalla nostra applicazione sul computer. Se vogliamo che un utente attivi la propria telecamera, webcam, basta andare sul suo nome, cliccare su More e cliccare su Ask to Start Video. Sul suo display apparirà questa schermata in cui dovrà decidere se far partire il video o rimandare. Lo stesso comando si può dare direttamente dalla videata, dalla schermata, andando sul menu e cliccando su Ask to Start Video. Nel caso in cui vogliamo interrompere il video, beh, in quel caso potremmo farlo tranquillamente senza aspettarci nessuna conferma. Il video sarà interrotto direttamente. Se l'utente a cui abbiamo disattivato il video proverà a riattivare la webcam, gli comparirà un messaggio di errore a seguito della nostra azione. Non tutti lo sanno, ma esiste la possibilità di aprire questo menu direttamente dalla videata. Basta fare clic con il tasto destro su un qualsiasi punto del video per far comparire il menu a tendina, molto comodo se non si vuole perdere tempo per andarsi a beccare questo quadratino, questo pulsantino sullo schermo con precisione. Basta andare nelle impostazioni, andare nella scheda, nel pannello scorciatoia da tastiera o tasti rapidi e potremo dare un'occhiata ad alcuni tasti già preimpostati, abbinati appunto ad alcuni comandi. Esempio, potremmo disattivare la nostra webcam con un Alt più V, giusto per fare un esempio, premendo Alt più V attiveremo la webcam, ripremendo Alt più V la disattiveremo, quindi molto utile per evitare di andarci a fare singoli click sui vari strumenti. E tra le tante cose che possiamo fare potremmo anche sostituire alcuni comandi. Alcuni tasti si possono sostituire, altri no, come in questo caso. Attivando questa opzione avremo la possibilità di vedere il nome del partecipante che sta scrivendo una notazione.
Come potete vedere, accanto alla notazione è comparso il nome temporaneamente. Per disattivare questa opzione, deselezioniamo l'opzione che abbiamo attivato. Andando sul nostro profilo, nelle impostazioni, nella sezione telefono, scorrendo verso il basso, troveremo questa opzione: maschera il numero di telefono dei partecipanti in lista. Quindi, al posto del numero di telefono, troveremo questi asterischi. Attiviamo l'opzione. Come potete vedere, il numero è mascherato. Attivate quest'opzione per abilitare lo streaming direttamente da Zoom su Facebook o YouTube. Ora, se proviamo ad avviare un meeting, su More troveremo la possibilità di streamare su questi social network. Forse già lo saprete, ma esiste un comando per abbellire, per ritoccare il nostro volto nella webcam. Assicuratevi di tenere attivata questa funzione, Touch Up My Appearance, in modo che sul nostro volto vi saranno dei piccoli ritocchi estetici. Andando sul sito, nella sezione profilo, premiamo su Change, premiamo su Upload e selezioniamo l'immagine che vogliamo caricare. Al termine premiamo su Save. Potremmo eliminarla. È possibile fare la stessa procedura anche da un dispositivo mobile andando su Settings, cliccando sul nostro nome, Foto profilo. Abbiamo la possibilità di scattare una foto o scegliere una foto. A cosa serve il comando pin video? Non fa altro che mettere in primo piano una persona anche se quest'ultima non sta parlando. Mi spiego meglio. In questo momento l'ultima persona ad aver parlato è Valeria. Se premo su Speaker View, quest'ultima appunto sarà in primo piano. Se io volessi fissare un'altra persona in primo piano anche se non sta parlando, devo andare sul suo nome, sulla sua schermata, aprire il menu a tendina e premere Pin Video. A prescindere da chi sta parlando, questa persona da qui non si muoverà, questa schermata rimarrà ferma. Andando di nuovo sul suo nome e premendo su un pin video, o potrei semplicemente farlo da qui, quest'ultima scomparirà e di nuovo tornerà in primo piano la persona che sta parlando in quel momento. Sarebbe quasi inutile dirvelo, ma da un dispositivo mobile questo non è possibile. La funzione Spotlight Video fa la stessa cosa che fa la funzione Pin Video, con la differenza che lo applica a tutti. Quindi, se io adesso dovessi andare su un utente che non sta parlando in quel momento, ma a prescindere posso farlo anche con chi sta parlando, quest'ultimo comparirà su tutti gli schermi. Come potete notare, in questo momento qui è comparso lo schermo di Martina. Se dovessi farlo con il professore, la stessa cosa accadrà sugli altri dispositivi. Per disattivare l'abbonamento, ovviamente recatevi sul vostro account e selezionate l'opzione Account Management. Billing. Tra i vostri piani attivati troverete la voce Cancella iscrizione. Basta farci un clic. Ora Zoom ci avvisa che il nostro abbonamento, in questo caso, scadrà, o meglio, è valido fino al 21 aprile di quest'anno, 2020. Quindi l'ultimo giorno in cui potremo usare questo abbonamento sarà il 21 aprile. Dopodiché, qui ci sta avvisando che perderemo la possibilità di registrare i nostri meeting sul cloud di Zoom e quindi ci sta dicendo di scaricarci sul nostro computer le registrazioni entro il 21 aprile, altrimenti verranno perse. Premiamo su Cancella iscrizione e ci chiede un piccolo feedback per il motivo per il quale vogliamo
cancellare l'abbonamento. Se proviamo a bypassarlo ci darà questo errore. Ci dice: per favore seleziona almeno una voce. Andatevi a leggere con tranquillità il significato delle varie voci, selezionatene una e andate avanti. Esiste la possibilità di nascondere dalla nostra schermata tutti coloro che non hanno attivato la propria webcam, quindi che ci compaiono semplicemente con il nome. Basta andare sul nome di un solo partecipante e dal menu a tendina premere Hide non video participants. In questo modo scomparirà da un dispositivo mobile. Eccolo, andiamo su More, stesso discorso, Hide non video participants. Per rivisualizzarli da un PC andiamo sul comando in alto, Show no video participants, stesso discorso, More da un dispositivo mobile, Show no video participants. Una volta che siamo entrati come ospiti nel nostro meeting e abbiamo effettuato il login, andando sul pannello dei partecipanti troveremo sotto al nostro nome che siamo semplicemente un partecipante qualunque. Per reclamare l'host a meeting avviato premiamo su Claim Host. Dovremo inserire una chiave, una key. Questa chiave la troviamo sul nostro profilo di Zoom. Quindi rechiamoci sul sito, effettuiamo l'accesso, andiamo su Profile, Profile e scendiamo verso il basso, troveremo questa voce, host key, selezioniamo su show ed ecco la nostra chiave. Copiandola e incollandola qui potremo reclamare l'host con questo pulsante. In questo momento accanto al nostro nome è comparsa la dicitura host. Lo stesso discorso vale per i dispositivi mobili. Basta andare su More e premere su Claim Host Rule. Assolutamente sì, per fare questo bisogna aprire il meeting programmato, premere su Edit this meeting in fondo e nella sezione password basta semplicemente cambiarla. Quindi salviamo, la password è cambiata. Da questo momento in poi chi vorrà accedere dovrà inserire questa password. Rifate la stessa procedura per cambiare nuovamente la password. Quello che cambierà sarà semplicemente la password e non il meeting ID, che rimarrà sempre lo stesso. Cosa succede se qualcuno si collega ad un meeting che non è stato ancora lanciato dall'host? Esistono due casistiche. La prima è che quest'ultimo può entrare nel meeting tranquillamente se questa opzione è attivata. Se andiamo a modificare questa opzione, quindi la deselezioniamo, un utente che proverà a collegarsi a quello stesso meeting programmato vedrà semplicemente apparirsi questa schermata di attesa. Questa schermata scomparirà in automatico nel momento in cui l'host lancerà il meeting. Questo pulsante Share Screen serve semplicemente per condividere il nostro desktop su un meeting già avviato. Possiamo stabilire se condividere l'audio o meno, dopodiché facciamoci un click e dovremo inserire il meeting ID sul quale vogliamo collegarci. Bene, possiamo scegliere con cosa condividere, per esempio la lavagna. In questo momento tutti gli utenti che sono collegati vedranno soltanto la nostra lavagna. Questo è un metodo diretto per condividere appunto lo schermo senza per forza dover entrare come partecipanti in un meeting. Se durante una condivisione abbiamo dimenticato di selezionare Share Computer Sound, quindi di trasmettere il suono che riproduce il nostro computer,
Esiste la possibilità di attivare questa opzione durante la condivisione dello schermo. Andiamo sul menu, andiamo su More e premiamo su Share Computer Sound. In qualsiasi momento possiamo disattivare questa opzione. Andando nella sezione Meetings, troveremo qui l'estensione. Basta premere su Download, si aprirà il Chrome Web Store e dobbiamo semplicemente premere su Add to Chrome. Add to Chrome. Aggiungi estensione. L'estensione è stata aggiunta a Chrome. Questo è l'avviso di installazione. Basta farci un clic, effettuare la prima volta l'accesso con Google. Una volta fatto l'accesso, ritorniamo sull'icona, facciamo un clic e qui avremo la possibilità o di lanciare il meeting o di creare un meeting programmato. Quindi, premendoci, avremo alcune impostazioni che troviamo nelle impostazioni di Zoom. Uno dei problemi più frequenti è quando le persone o gli utenti non ci sentono o noi non sentiamo loro. In quel caso bisogna assicurarsi che abbiamo dato il permesso, o meglio l'autorizzazione, all'audio del computer. Se non c'è il simbolo del microfono, comparirà la dicitura Join Audio. Facciamoci un clic sopra e apparirà questa schermata nella quale dovremo effettuare l'accesso tramite l'audio del computer. Potremo ricordare questa scelta per i prossimi meeting, quindi spuntiamo questa casella e quindi semplicemente premiamo Join with Computer Audio. Fatto questo, comparirà il simbolo del microfono. Se abbiamo più di un microfono, premiamo su questa freccia, nella sezione Seleziona il microfono, diciamogli quale microfono usare. Se invece noi non sentiamo gli altri, è perché magari non abbiamo selezionato lo speaker giusto. In questo caso l'audio uscirà tramite il monitor, quindi se io dal monitor ho il volume a zero, non sentirò niente. Se voglio usare le cuffie collegate al microfono, dovrò selezionare altoparlanti producer USB. Insomma, dovete cercare il giusto input in entrambi i casi. Da un dispositivo mobile, stessa procedura, premiamo su Join Audio e una cosa molto importante è cliccare su questa dicitura Call via device audio. Molti restano bloccati su questo passaggio. Basta premere e il microfono sarà visualizzato. Prima di premere su Join, spuntiamo queste due caselle. Rispettivamente, non collegare il mio audio e spegni il mio video, quindi la nostra webcam. Ora possiamo premere su Join. Come potete vedere, il sistema ci chiederà di selezionare l'audio. Quindi sia l'audio che il video sono disattivati. Lo stesso discorso vale per i dispositivi mobili. In linea di massima basta attivare queste due voci. Andando sul nostro profilo, scorrendo verso il basso, esiste questa funzionalità: Sign me out from all device. In caso di smarrimento o di furto, questa opzione ci sarà molto comoda. Basterà premere appunto su questo link, ci verrà dato un avviso di conferma, il quale ci dice che bisognerà di nuovo effettuare l'accesso per usare Zoom. È possibile staccare i vari pannelli di controllo di Zoom premendo sulle corrispettive frecce e cliccando su Pop Out. In questo modo il pannello si è disancorato dalla schermata principale di Zoom. Stesso discorso per magari la chat. Per riancorare questi pannelli sulla schermata di Zoom, quindi rendere un tutt'uno di nuovo, dobbiamo andare a premere su questi tre puntini e selezionare l'ultima opzione. 1 e 2.
Se stiamo condividendo lo schermo e ci dà fastidio vedere questa barra dei comandi sopra, addirittura se ci passiamo col mouse quest'ultima comparirà, abbiamo la possibilità di eliminarla temporaneamente. Andiamo su More e clicchiamo su questo comando, Hide Floating Meeting Controls. Premendo il tasto ESC la potremmo far ricomparire. Quindi in questo momento, anche se andremo col mouse sopra lo schermo, quest'ultima non comparirà. Dovremo premere il tasto ESC per farla riapparire. Potrebbe sembrare assurdo, ma mi avete chiesto come cambiare la lingua del sito. Ad oggi in italiano non è disponibile, ma per chi mastica altre lingue basta andare in fondo alla pagina del sito e selezionare nella sezione lingue la lingua che magari parliamo meglio. Per cambiare la schermata dell'applicazione di Zoom da computer bisogna andare nella barra dell'applicazione di Windows, fare un tasto destro sul processo di Zoom e premere su Switch Languages. Da un punto di vista di un dispositivo mobile, bisogna andare nella sezione delle lingue, quindi lingua e inserimento, trovate queste opzioni, e bisogna proprio aggiungere una lingua. Una volta che l'abbiamo aggiunta, switchiamola verso l'alto, applichiamo e dopo l'applicazione il sistema, incluso Zoom, cambierà la lingua. È possibile chiamare o invitare un contatto chiamandolo direttamente sul proprio numero di telefono, cellulare o fisso, attivando però un pacchetto a pagamento a parte. Nella sezione Admin bisogna andare su Account Management, selezionare Billing. Scorrendo verso il basso troverete l'opzione Audio Conferencing Options per un costo però di 100 euro al mese. Bisognerà premere su Add. Aggiungi, selezionare l'opzione e procedere al pagamento. Esiste la possibilità, come in questo caso, di bloccare un'opzione, un'impostazione, senza avere più la possibilità di sbloccarla. Come potete notare, qui c'è scritto bloccato dall'admin. Per fare questo andiamo nella sezione Admin, apriamo la scheda Account Management, Account Settings e qui troveremo il lucchetto. Quindi se proviamo ad attivare un'opzione, un'impostazione con tanto di lucchetto, tornando nella sezione Impostazioni troveremo bloccato lo stesso comando. Esiste la possibilità di switchare il nostro microfono direttamente sul nostro telefono cellulare, quindi l'input sarà il nostro microfono del telefono e non il microfono del computer. Basta andare qui, Switch to Phone Audio, e seguire questa procedura, cioè chiamare uno di questi tre numeri di telefono, inserire il meeting ID. Se ci chiede l'ID partecipante dovremo inserirlo per cambiare il nostro microfono appunto. Se non lo inseriremo apparirà un altro utente qui sotto e poi la password. Welcome to Zoom. Enter your meeting ID followed by hash. Allora ha detto entra il tuo meeting, inserisci il tuo meeting ID seguito dal tasto. You have not entered any numbers. Please re-enter your meeting ID followed by hash. Ok, dammi il tempo. 6, cancelletto. Enter your participant ID followed by hash. Adesso ci chiede di inserire il partecipante ID, seguito dal tasto cancelletto. You are in the meeting now. There are two participants in the meeting. Perfetto, ci siamo collegati con il nostro telefonino. Quindi da questo momento in poi, quando attiveremo il nostro microfono, gli utenti ci sentiranno direttamente dal nostro telefono e noi sentiremo gli altri utenti sempre dal nostro telefono. Per switchare di nuovo sul microfono del nostro computer, bisognerà per forza chiudere la telefonata. È possibile fare la stessa procedura sul dispositivo mobile. Dobbiamo prima disconnettere il nostro audio, toccare su Join Audio,
Dial In, chiamare questo numero di telefono e inserire gli stessi dati come abbiamo fatto col computer.